Ecco, le immagini che state vedendo in questo momento ci portano ai drammatici avvenimenti di ieri sera allo stadio Euganeo di Padova, dove si giocava la finale d'andata della Coppa Italia di Lega Pro, diciamo la Serie C. La finale d'andata tra Padova e Catania. Siamo nell'intervallo. All'Euganeo ci sono circa 1900 tifosi etnei. Alcuni di questi, in risposta a degli sfottò provenuti dalla parte degli ultra bianco scudati durante il primo tempo, fanno un'invasione di campo. Come fanno? Semplicemente aprono, forzano il maniglione che separa il settore dagli altri. Ecco, quel maniglione è stato spiegato dal questore questa mattina in una conferenza stampa. Per disposizioni interne dovrebbe essere chiuso a chiave, perché è un maniglione d'emergenza, serve cioè per un'evacuazione in caso di episodi gravi. Invece quel maniglione era aperto, sorvegliato semplicemente da uno steward della security interna. Un primo ultra aperto ha trovato una, diciamo, tenue resistenza, e quindi semplicemente una sessantina circa di ultra catanesi hanno varcato il settore a loro riservato e hanno fatto invasione di campo. Venendo verso la tribuna est, dove ci troviamo, cioè la prospettiva che voi vedete è quella della tribuna est. Questo video è pieno di parolacce, di bestemmie, di violenza verbale, per cui era impossibile proporvelo in questa dimensione. Ovviamente si capisce bene la concitazione della scena. Gli ultra catanesi hanno i fumogeni, hanno dei petardi, si avvicinano assolutamente minacciosi con anche una serie di aste e di oggetti contundenti. Il questore ha precisato che per disposizioni interne legate alla sicurezza negli stadi, le forze dell'ordine stanno all'esterno. All'interno la sicurezza è garantita da un servizio di security privata, e quindi la polizia, richiamata dal parapiglia, è arrivata quando ormai gli ultra erano passati dall'altra e stavano pericolosamente avvicinandosi a contatto con i padovani. Ecco, il contatto tra le due tifoserie non c'è stato, ma è mancato pochissimo. L'interposizione ha funzionato e queste decine di ultra sono stati ricacciati all'interno della curva nord. 8 agenti sono rimasti feriti e un dirigente ha avuto anche un malore. Successivamente sono stati arrestati 5 ultra del Catania. Inoltre sono state sequestrate all'uscita dei catanesi per prendere il treno di ritorno tutta una serie di aste, di petardi, di fumogeni e di altri oggetti non consentiti.